Ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo video è fatto appositamente per parlare di Sanremo 2018. Perché ci tengo molto, molto, molto. A me piace tantissimo, quindi a chi non interessa, schiaccia e va verso altri lidi. Come dico sempre. Boh, prima non ce la vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make-up. Ci ho messo un'ora e mezza questa mattina. Questa ridente solare cittadina della periferia est di Milano. Ma tutto ciò è fantastico, perché c'è veramente il sole. Vedete tutta questa luce che mi arriva? Sembra la Santa Madonna dell'Incoronata. Come Barbara d'Urso. No, vabbè, non la vedo più quest'anno, quindi non la nominerò. Non vi dico assolutissimamente con cosa ho fatto questo trucco, anche se l'avevo iniziato con questa, quindi il rosa arriva da questa palettina, questi due rosa, poi dopo vabbè, giusto per non farci mancare nulla, ho dato un tocco con questo qua, perché mi serviva uno scuro che là non c'era, un bordo scuro, magenta, scurissimo. E allora ho dovuto adoperare questa. Vabbè, pazienza. Poi, vabbè, orecchini proprio minimal. Non so perché. Mi è capitato così stamattina, fa niente. E come rossetto però una cosa molto molto carina, no? Conspiracy. Conspiracy. Vai proprio, non lo so, metallizzato della Urban Decay. Beh, ve la faccio leggere, dai. Lì fai la brava e metti a fuoco. Complimenti. È metallizzato, non c'entra molto con il viola, il magenta, il bordeaux, il cavolo che è rosa, non c'entra nulla perché è sul marrone, però mi andava perché è metallizzato, tutto qui. Felpa, che forse non vedete da un po', ma è presa dai cinesi se non sbaglio. E i jeans i soliti con le stelline. Sì, perché mi piacciono moltissimo e sono a vita molto alta e tutto ciò è fantastico. Ma molto bene. Quindi siamo qui per parlare di Sanremo. Cosa hai fatto? Ma, lì! Devi stare a fuoco su di me, devi mettermi a fuoco, capito? Allora vi parlerò del Festival di Sanremo di quest'anno. Io non vedo l'ora, sta per iniziare e quindi vi dico tutte le notizie pre-festival. Poi farò un video in cui parleremo, no voi no, parlerò io del festival, di come sarà andato. Però anche voi potrete, no, non è vero, cioè anche voi potrete lasciandomi dei commenti e dicendomi tutto quello che vi passa per la mente. Oh, la pinzetta che non trovavo l'altro giorno. Sto scemo. Allora, sto Festival di Sanremo, prima di tutto, ma chi di voi lo vede, lo vedrà? Chi di voi lo vede da 80 anni? Io c'ero quando l'hanno inventato. Molto bene. Allora, questo sarà il 68esimo Festival di Sanremo. Si svolgerà, vabbè, all'Ariston come al solito, dal 6 al 10 febbraio, quindi ci siamo. Ho aspettato proprio alla fine per farvi questo video, perché voglio parlarvi di tutte le novità che sono uscite nel mese di gennaio fino adesso, insomma. Sappiamo che, beh, io farò finta che voi non sappiate nulla. Spero di aver detto giusto. Così almeno vado a ruota libera, perché magari certe cose ormai si sanno. Però facciamo finta che partiamo proprio da zero, ok? Il direttore artistico. Scusate, sono un po' gasata. Come disse Michel Hunziker, che farà parte dei presentatori, vabbè, un attimo, non ho ancora finito se non ti spiace. Claudio Baglioni come direttore artistico, cioè ha scelto lui le canzoni,
insieme con un team di aiutanti. Però vabbè, come presentatori allora abbiamo detto Michel Hunziker e Pier Francesco Favino. Non so a chi piaceranno, chi non piaceranno, non lo so. A me piacciono tutti. Mi piace Claudio Baglioni perché mi ricorda la mia infanzia e adolescenza. Mi piace Michel Hunziker, anche se non la seguo a Striscia la Notizia, ma perché io non sopporto Striscia la Notizia, ma non vi dirò perché, non siamo qui a parlare di questo. Quindi io adoro Michel Hunziker e mi piace Pier Francesco Favino, che ha un nome che non mi viene facile, però pazienza. È un bel fiulet, come si dice a Milano, un bel fiulet. La regia sarà curata da Duccio Forzano, la scenografia da Trixie Zikowski, che io conosco perfettamente da anni, molto bene. Abbiamo già visto il palco, è tutto bianco, è bello, c'è scritto Sanremo 2018, ho già visto le foto, insomma. Sono stata molto sul pezzo, devo dire che quest'anno non vedo l'ora di vederlo, sono proprio dentro al Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi ci sarà anche un dopo festival con Claudia Gerini, Federico Russo, trasmesso perché ho scoperto su Rai 1, ovvio. Comunque, allora i partecipanti, magari l'avete letti, magari no. Allora, io vi dirò adesso i partecipanti nella sezione campioni. La sezione giovani che c'è, ho seguito anche la scelta dei giovani, no? Quella serata, molto 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 carina, mi era piaciuto molto. Comunque, vabbè, la sezione campioni, non ho gli occhiali, quindi sono ciecata, perdonatemi. Annalisa, i decibel, con Enrico Ruggeri. Io c'ero quando i decibel hanno iniziato nel 1980, ovviamente io c'ero, e cantavano Contessa, molto bene. I decibel sono nel mio cuore, spero che abbiano un bel una bella classifica, un bel posizionamento, come si dice, vabbè, che arrivino tra i primi, ecco, ma sarebbe chiedere troppo alla vita. Vabbè, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, che te lo dico a fa, Elio, Enzo Vitabile con Peppe Servillo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, di cui tutti dicono, non vinceranno il festival, stai calmino. Cioè, ovvio che io tengo i decibel, però vabbè, voglio dire, non mi spiace nemmeno Ermal Meta, le sue canzoni sono molto belle, e vedremo. Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, mi piace molto il cantante, è vero. Lo Stato Sociale, mi hanno detto che è di giovani, ma io non li conosco, strano, non sono mica Sfera e Basta. Scusco! Luca Barbarossa, che conosco da 70 anni, direi, boh. Mario Biondi, vabbè, si conosce pure quello, però cantare in italiano voglio vedere come verrà, giusto? Max Gazzè, hai voglia, si conosce. Nina Zilli, a me mi è molto simpatica e la trovo anche molto carina, molto originale, molto molto tipo, molto fashion. Non vedo l'ora di vedere anche le donne come si vestiranno, ma anche gli ometti. Noemi mi piace molto. Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, lasciando perdere questo Bungaro e Pacifico, che conosco però non me ne può fregare di meno, ma Ornella Vanoni per me è un mito. Vi potrei anche cantare le sue canzoni della Mala in milanese, mami, 40 di 40 notti, sbattide su, sbattide giù, mi son de quei che parlen no. Quindi Ornella Vanoni, poi mi piaceva. Se avete visto anche il video del tag dell'adolescenza, io quando andavo in giro con Luca appunto era un mio amico di scuola, un compagno di scuola, mio amico, e anche Luca amava Ornella Vanoni,
anche in quegli anni, ma Ornella Vanoni è un mito da sempre, da quando sono piccola praticamente, e quindi mi piace molto. Questione di gusti, per carità, però io ho un passato vissuto con Ornella Vanoni, perciò, e sapete che per me nessuno è vecchio, ok? Soprattutto io, ma anche gli altri. Red Canzian, o Canzian, dei Pooh, non ho parole. Renzo Rubino, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, insieme sempre dei Pooh. Ron e Ron, Porta una canzone di Lucio Dalla. E The Colors, chi non conosce Stash, praticamente canteranno anche loro in italiano e anche tutti noi critici nel vero stiamo aspettando che cantino in italiano pure loro. Dei giovani vi dirò che canta Alice Caioli, Eva che l'abbiamo vista a X Factor, era con Manuel Agnelli, ed è molto forte. Giulia Casieri, Leonardo Monteiro, Lorenzo Baglioni, che non è parente, Mirko il Cane, Modimbi e ultimo, si chiama così, speriamo per lui che non arrivi ultimo. Molto bene, poi vediamo un po' nell'altra pagina cosa c'è. Ci sono praticamente i titoli delle canzoni, ma non è che sto qui a dirvi tutti i titoli delle canzoni, vi dico soltanto quali dei decibel. no, non per farvi votare i decibel, però per dirvi che si intitolerà Lettera dal Duca, e il Duca, chi conosceva David Bowie, sa perfettamente che veniva chiamato il Duca Bianco. Quindi questa canzone è stata scritta apposta nel ricordo di David Bowie e non vedo l'ora di sentire le parole, perché le ho lette, sono bellissime, su Sorrisi Canzoni TV hanno messo le parole delle canzoni, le ho lette, sono molto profonde e non vedo l'ora di sentirla insieme alla musica, ovviamente, perché sennò che gusto c'è. Poi dopo ci rivediamo nel video post Sanremo sicuramente. E poi ci sono i titoli delle nuove proposte, ma vabbè, non è. Allora, le serate, sapete che il festival da molti anni è da martedì al sabato, quindi nella prima serata si esibiranno tutti i 20 campioni in gara e saranno già televotati, quindi potete televotare i decibel. Seconda serata si esibiscono 10 dei 20 campioni in gara e verranno ancora votati. E poi inizia la gara delle nuove proposte. Praticamente si esibiscono 4 degli 8 giovani in gara, votati anch'essi da un televoto misto, cioè il televoto da un voto misto, dal televoto, dalla giuria demoscopica e dalla sala stampa, che vorrei essere là, non sapete quanto, vabbè. Terza serata si esibiscono i restanti 10 dei 20 campioni e alla fine della serata verrà fatta un'altra classifica. Ok, viene fatta una classifica in base ai voti di tutte e tre le serate. Prosegue la gara delle nuove proposte. Si esibiscono i restanti 4 degli 8 giovani in gara e via via. E la quarta serata invece tutti i 20 big si esibiscono in una versione rivisitata ma del loro stesso brano, e quindi sarà interessantissimo vedere in che altro modo presentano il loro brano, ma insieme ad altre persone. Sono i cosiddetti duetti. Baglioni ha voluto così. Baglioni ha voluto anche che non ci sia nessuna eliminazione nei big. Tutti i 20 arriveranno a sabato sera, perciò sono tutti molto tranquilli, è solo una gara per vedere chi arriva primo e via via tutta la classifica fino all'ultimo, ma nessuno viene eliminato nelle sere precedenti. E per quanto riguarda i duetti ve li dico subito, eccoli qua, appunto. Oddio che casino, aspettate che casino. Gesto in consulto, ciao Camilla, spero che tu stia bene. Vabbè, allora, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli canteranno con Giusy Ferreri, appena diventata mamma.
Nina Zilli con Sergio Cammariere, scusate. The Colors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti, cioè, vabbè. Diodato Ero Paci con Gemon, che non conosco. Mario Biondi con Anna Carolina, che non conosco. Luca Barbarossa con Anna Foglietta, mi pare di conoscerla, ma non mi dice niente. Lo Stato Sociale con il piccolo coro dell'Antoniano e Paolo Rossi, cioè, da vedere assolutamente. Annalisa con Michele Bravi, che piace molto ai giovani, anche mio figlio. Giovanni Caccamo con Arisa, io adoro Arisa, scusate, lasciatemelo dire, ma io la adoro, punto. Enzo Avitabile con Peppe Servillo, cantano con gli Avion Travel e Dabiture, che non so che cavolo è. Ornella Vanoni, che è già con Bungaro e Pacifico, ma si aggiunge Alessandro Preziosi, che è un attore molto carino. Renzo Rubino con Serena Rossi, Noemi con Paola Turci, un duo molto interessante. Ermal Mete e Fabrizio Moro canteranno con Simone Cristicchi. Forse sono i fogli che ti danno fastidio, ho capito. Le Vibrazioni con Skin, io adoro Skin. Ron con Alice, Alice ve la ricordate? No? Io sì. Max Gazzè con Rita Marco Tulli e Roberto Gatti, che chi sono? I Decibel con Meet Your. E scusate se è poco. Red Canzian con Marco Masini, che mi piace Marco Masini, mi piace. Elio e le Storie Tese con I Neri per Caso, vi ricordate I Neri per Caso? No, io sì, molto più. Quelli che cantavano a cappella, senza musica, la facevano loro con le loro bocche. A cappella si dice. Niente, quinta serata c'è la finale. Qui c'è anche da scrivere, volendo, chi se ne frega, dei telespettatori, lo share, chi se ne frega, tanto io ci sarò. Basta. Qual è l'importante? Chi non c'è, peggio per lui. Gli ospiti. Allora, ci sarà... Sting con Shaggy, perché hanno fatto da poco, è uscita la nuova canzone, perché Shaggy è giamaicano, c'è il reggae, yeah, bellissima quella canzone comunque. James Taylor, Fiorello, pum 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 pum, polemica, che non vedo l'ora proprio, mi manca. Laura Pausini, perché vogliamo buttarla via, voglio dire, è una grande nel mondo, non disprezziamo i prodotti di casa nostra, un po' come la Degusta Box, non è vero? Beh, italiana, va in giro per il mondo, è famosissima in tutto il mondo. Scusate il rumore, ma ci voleva, così vi ho svegliati. Non denigriamo i nostri cantanti internazionali. Gianni Morandino mio, scusate se è poco. I Negramaro, che vabbè. Vabbè, scherzo, mi piacciono, Biagio Antonacci, Biagioni mio, Antonella Clerici, vabbè chi se ne frega, Giorgio Panariello, che mi faceva morire dal ridere, mi faceva tantissimi anni fa, ora un po' meno, spero di vederlo in forma a Sanremo, Nino Frassica, Gino Paoli e Danilo Rea, NEC, Max Pezzali e Francesco Renga, sapete che si sono messi insieme questi tre, fanno la tournée, io volevo soltanto sentire Max Pezzali, sarei andata al concerto di Max Pezzali, voglio andare a un concerto di Max Pezzali, ma da solo, quando lo farà da solo? Anche se mi piace NEC, Francesco Ringo non me ne frega più di tanto, ma vederli tutti e tre insieme e ascoltare le canzoni degli altri, in cui non me ne può fregare di meno, non ho voglia. Gianna Nannini, anche qui, non denigriamo prodotti di casa nostra, famosi in tutto il mondo. Per ultima, saputo ieri che ci sarà anche Giorgia. Claudio Baglioni ha chiamato anche Giorgia e lei è felicissima di poterci andare. Per me il migliore sarà Fiorello. Per me, come ospite. Però anche Sting con Shaggy non mi dispiaceranno. Davvero? No, questo non lo sapevo, lo leggo insieme a voi. Cioè, il Prima Festival è una striscia quotidiana in onda dal 26 gennaio
non lo sapevo, in cui vengono presentate indiscrezioni sulle canzoni in gara, gli artisti e gli ospiti, e io non l'ho mai visto molto bene, vedrò di rimediare, però poi guarderò anche il dopo festival, quella settimana lì avrò un sonno al mattino che va bene. Quindi vediamo nell'ultima pagina. Beh, la commissione artistica, vi ho detto che c'era Claudio Baglioni, poi c'era Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo Martelli, Duccio Forzano, che è anche il regista, e Geoff Wesley, che era un musicista nelle canzoni. Non vi so spiegare molto bene, ma era invischiato, diciamo, nei lavori, gli ultimi lavori, quando andava a Londra, di Lucio Battisti. Lucio Battisti quest'anno... Lucio Battisti è morto quest'anno, saranno 20 anni dalla sua morte ed è morto solo a 55 anni. E io quest'anno quanti ne compirò in agosto? No. Basta. Non ce ne può fregare di meno degli esclusi, ma chi se ne frega, non li leggo nemmeno. Molto bene. Oh, scusate, ho fatto casino. Mi spiace. Andiamo a vederci tutti ensemble il Festival di Sanremo. Ah, scusa, ok. E poi ci rivediamo qui quando sarà finito il tutto per parlare di come sarà andato. Votate i decibel. No, va bene. Scherzo. Fate quello che volete. Sentitevi liberi. Vi voglio bene. Mua. Vi lovo. Un bacio a tutte e a tutti. Siete fantastici quando mi scrivete sotto nei commenti. Fantastici. Miei valorosi e temerari iscritti. Vi lovo. Mua. Un bacione se vi va. Ma solo se vi va. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga.